Buonasera cari amici appassionati di camion, trasporto e logistica da Luca Barassi e da Fabrizio Dallenogare. Riprendiamo i nostri appuntamenti con Formula Track dopo questa pausa estiva e come sapete, ormai da tradizione abbiamo deciso di far cadere i nostri appuntamenti con il calendario del track racing. E infatti, nel corso di questa mezz'ora abbondante vi daremo le ultime notizie dell'European Track Racing Championship con il nostro bravissimo Alberto Gimelli, Ma l'anno prossimo, anche da questo punto di vista, avremo qualche novità, ma ve lo dirò a tempo debito. Intanto partiamo con la carrellata di notizie del nostro TG molto speciale di settore. Quindi da dove vogliamo cominciare, Fabrizio? Ah Luca inizierei dalla notizia veramente più calda dell'estate cioè la situazione dei valichi alpini in Italia perché proprio durante l'estate c'è stato uno spaventoso deragliamento di un treno merci all'interno del tunnel del San, del San Gottardo i, al confine tra Italia e Svizzera che per fortuna non ha causato vittime ma che sta rallentando molto poi la circolazione delle merci alla fine di agosto poi una frana addirittura ha generato la chiusura del traforo del Frejus al confine con la Francia fino allo scorso 10 settembre. Traffico quindi deviato verso il Monte Bianco con i ministri dei trasporti italiano e francese, quindi Salvini e Bonn, che non hanno potuto far altro che rinviare l'inizio dei lavori di manutenzione programmata proprio alla galleria del Monte Bianco. La situazione, Luca, è allarmante perché proprio dai valichi alpini. Transita la maggior parte delle merci italiane, soprattutto quelle rivolte all'export e soprattutto quelle del settore alimentare, che, che è molto importante per l'economia italiana. Ecco, e alla situazione difficile dal punto di vista infrastrutturale di cui tu hai appena parlato, Fabrizio, aggiungerei anche l'atteggiamento, così, per così dire, conflittuale di alcuni paesi eh, oltre Alpe, in primis eh, l'Austria, che non perdono occasione di mettere paletti normativi all'ingresso e al transito dei nostri eh, veicoli ovviamente pesanti sul loro territorio, innalzando un po' la bandiera ambientalista ma in realtà eh, proteggendo le loro imprese e sostanzialmente eh, minando la competitività delle nostre aziende che vogliono internazionalizzare il loro business. Ad ogni modo eh, giriamo pagina e eh, ci spostiamo in città, in particolare a Milano, dove dal prossimo 2 ottobre sarà eh, praticamente vietato ai veicoli con portata oltre 12 tonnellate di entrare in città se non hanno a bordo installato il dispositivo per il controllo del famoso angolo cieco. La decisione della giunta comunale è avvenuta a, a seguito di purtroppo una serie di incidenti purtroppo mortali eh, tra eh, i veicoli pesanti e, e i ciclisti non ultimo, appunto ultimo quello del 30 agosto scorso dove ha perso la vita una ciclista è una decisione sicuramente importante perché chiaramente è giusto normalizzare questo tipo eh, di attività però chiaramente le associazioni di settore si sono subito eh, date da fare per eh, ricordare che è anche importante im l'educazione stradale e non solo, bisogna anche completare tutta quella serie di infrastrutture dedicate alla micromobilità che possono portare chiaramente a un sicurezza stradale nelle città. Questo non vuol dire che non bisogna cambiare la cultura eh, verso la tecnologia, cioè dobbiamo sicuramente eh, ehm, aiutarci con gli ADAS per esempio, di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa di Formula Track, che sono dispositivi oggi estremamente evoluti e che permettono di ehm, prevenire molti degli incidenti che abbiamo visto purtroppo eh, in questi anni sulle strade, sulle autostrade con coinvolti i camion. Perché ricordiamo che la macchina può agire sicuramente molto prima dell'uomo, anche se in modo magari un po' asettico. Perissimo, Luca. Cambiamo argomento ora e parliamo del mondo dei costruttori di truck per, perché proprio quest'estate si è consumato un divorzio tra Iveco e Nicola due partner che erano legati da, da una joint venture sin dal 2019 che hanno annunciato appunto la fine di questa joint venture quindi Nicola adesso si occuperà esclusivamente del, merc del mercato americano mentre Iveco inizierà a commercializzare i camion elettrici e eh, a fuel cell sul mercato europeo quelli che vedete proprio nelle immagini sono i primi pesanti elettrici con il marchio Iveco e verranno ufficialmente introdotti nei prossimi mesi. La base riconoscibilissima è quella, quella dell'Iveco Sway e i camion saranno realizzati nello stabilimento tedesco di Ulm. E Restiamo nella galassia di Iveco per parlare di un'altra importante novità del costruttore italiano, ovvero Gate. Gate è una startup di Iveco Group che sostanzialmente lancerà sul mercato un nuovo modo di avere la disponibilità del veicolo, cioè il famoso pay per use. Tanto mi serve e tanto pago. È un progetto assolutamente inno innovativo che viene lanciato come progetto pilota sul mercato italiano per poi essere sicuramente esportato negli altri paesi del mondo Iveco. e Per il momento riguarda soltanto l'Idéli, che è la versione eh, elettrica del mitico furgone di Iveco, ma vista la notizia che tu hai appena dato sul lancio dei nuovi veicoli pesanti elettrici eh, del costruttore di Torino, non sentiamo a credere che questo progetto potrà essere esteso anche a questo segmento e quest'anno Luca si celebra un importante anniversario nel mondo dei track cioè i 30 anni dall'immissione sul mercato del Volvo FH l'ammiraglia nonché campione di vendite della casa svedese pensate che nei, primi, nei suoi primi 30 anni di vita l'FH è stato venduto in poco meno di un milione e mezzo di esemplari in 80 paesi del mondo l'FH nel 1993 quando appunto si presentò sul mercato lanciò tante innovazioni che, riguard che hanno riguardato la catena cinematica e sono poi proseguite senza sosta nel corso degli anni dall'aerodinamica della cabina fino al cambio automatizzato i-shift fino ai fari a v per una migliore visibilità e oggi naturalmente seguendo il trend tecnologico attuale l'FH è anche disponibile nella sua versione full electric. Ecco, Nell'ottica del completamento della gamma passando a parlare di DAF invece il costruttore olandese sta ovviamente eh, inserendo nei propri listini le versioni elettriche delle varie gamme in particolare la gamma XB che è diciamo, quella eh, dedicata al trasporto urbano, quindi la più piccola eh, per il segmento dalle 7 tonnellate e mezzo alle 19, vede eh, inserire appunto il suo veicolo elettrico la versione a zero emissione che prevede 3 eh, masse totali a terra, 12, 16, 19 tonnellate, 350 km di autonomia e una capacità di ricarica del veicolo dal 20%, eh, 20 all'80% in 40-70 minuti. I motori sono naturalmente dei Packard che vanno da 124 a 227 kWh e che offrono, visto che ne abbiamo eh, appena parlato, una dotazione di serie degli ADAS assolutamente completa. Da una casa all'altra, Luca, il filo conduttore sembra rimanere lo stesso, cioè quello della sostenibilità. Parliamo adesso di Scania perché all'inizio di questo mese è stata inaugurata la prima fabbrica Scania per l'assemblaggio delle batterie, dove si trova? Si trova a Sodertelie, proprio dove c'è il quartier generale del costruttore svedese, ed è, e si trova è, accanto, insomma, in prossimità del sito di produzione dei camion, sia termici che elettrici di Scania, proprio per ottimizzare il processo produttivo. Il cuore delle batterie, cioè le, le celle, vengono fornite da NorthVolt, che è un partner di Scania e che le Produce nella sua Gigafactory nel nord della Svezia. Secondo i tecnici Scania, i pacchi batterie accompagneranno i viaggi dei camion del Grifone per circa 1,5 milioni di chilometri. E sempre restando nel mondo Scania ha fatto un po' scalpore una, un test effettuato su un camion ibrido, che, il cui eh, semirimorchio è stato dotato di pannelli solari. In questo caso gli ingegneri stimano che l'autonomia del veicolo possa aumentare addirittura di 5.000 km l'anno in un paese non certo soleggiato come la Svezia, e autonomia che potrebbe addirittura raddoppiare se, se il camion viene utilizzato in paesi più soleggiati come quelli latini come l'Italia. Ecco, e l'azzeramento o comunque la massima riduzione possibile delle emissioni si ottiene non solo con la tecnologia elettrica naturalmente che comunque comporta ancora degli sviluppi eh, importanti e dei costi ancora alti, ma si può ottenere anche col biofuel che è sicuramente un carburante già disponibile che non necessita di fare delle modifiche ai propulsori attuali diesel e eh, la rete tra l'altro è già pronta con dei prezzi accessibili. Se ne è parlato di questo alla seconda tappa del Sustainable Tour che si è svolta la settimana scorsa presso l'Interporto eh, di, di, di Parma, il Cepim, e, eh, dove tra gli altri era, era presente e intervenuta eh, Giuseppina Pisaniello eh, dell'ENI eh, che ha sottolineato come l'HVO, che è l'olio vegetale idotratato che loro producono dal 2014, è oggi, è oggi già disponibile in oltre 500 stazioni di servizio e permette quindi l'abbattimento eh, delle emissioni di oltre il 90% per tutto il ciclo Well to Will. A questo eh, convegno comunque erano presenti altri illustri ospiti che hanno parlato di questo argomento e di altri interessanti eh, argomenti riguardanti la nostra filiera, tra cui c'era eh, il segretario generale della Will eh, Marcello eh, Mariani, Fabio Ruffini, CEO del CEPIM, Federica Ropa della Regione Emilia-Romagna, Leonardo Lanzi, noto imprenditore eh, del territorio, e Fabrizio Buffa di Iveco. E concludiamo adesso la nostra carrellata con il consueto sguardo all'andamento del mercato, perché, come mostrano i cartelli che vedete, nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni di camion in Italia sono cresciute del 13% rispetto al 2022, trainate soprattutto dai veicoli con massa totale a terra superiore alle 6 tonnellate. E in crescita, tutte le principali categorie di veicoli, dai trastori stradali ai furgoni fino ai cassoni. Un vero e proprio boom di vendite, però, si è registrato nei mesi estivi, con quasi 2.800 veicoli immatricolati a luglio e, pensate, 2.500 veicoli immatricolati ad agosto, un mese in sé molto particolare, addirittura più 80% sul 2022. Sembrano dati molto, molto positivi, però, non è tutto oro quello che fa luce, vero Luca? Hai ragione Fabrizio, ovviamente ci fa molto piacere sentire questi numeri perché sostanzialmente registrano un buono stato di salute della nostra, del nostro settore, seppur con le difficoltà e le problematiche di cui noi ovviamente parliamo ogni giorno sui nostri canali di comunicazione e ai nostri eventi. Va sottolineato però che anche Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali eh, del NURRAE, ha voluto un po' raffreddare gli entusiasmi di questo boom di matricolazioni. Eh, perché ha attribuito in parte eh, questa, questa crescita all'introduzione del nuovo tachigrafo digitale smart, portando molte flotte ad anticipare il ricambio del proprio parco, magari appunto prima di quello che avevano previsto. E per parlare di questo nuovo strumento che hanno a disposizione le aziende di autotrasporto, abbiamo qui con noi Alessio Citran, responsabile delle relazioni istituzionali di Continental VDO, a cui do il benvenuto. Buonasera Alessio. Buonasera Luca, grazie a voi per l'invito. Allora Alessio, prima di parlare del vostro dispositivo e delle normative legate al Tachigrafo Smart, ti chiedo a caldo un commento di quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero uno straordinario mese di agosto dal punto di vista delle immatricolazioni per alcuni imputabili in parte all'introduzione del nuovo Tachigrafo. Tu che cosa ne pensi? Ma allora è una situazione questa eh, che è abbastanza come dire usuale, nel senso che nel momento in cui noi andiamo a guardare alla Storia dei vari passaggi, come dire, di evoluzione dei diversi tachigrafi in prossimità di un cambio, come dire, di, di generazione. Per l'appunto, si è sempre verificata un'accelerazione nel processo di matricolazione dei veicoli. Quindi, indubbiamente, eh, come avete detto voi, i numeri sono eh, assolutamente soddisfacenti. Sono comunque un segnale eh, di un mercato che è in ripresa che quindi è un mercato che dà segni di importante vitalità. Sicuramente, l'atto tachigrafo sta dando, come dire, un contributo perché. Che dopo ovviamente le omologazioni del prodotto c'è stato comunque un forte incremento nella capacità produttiva quindi anche una sempre maggiore eh, come dire graduale eh, consegna di prodotto che permette a sua volta anche eh, l'immatricolazione eh, di nuovi mezzi eh, da un punto di vista come dire eh, se eh, tachigrofo sia la vera causa di questa spinta ripeto eh, già in passato si sono verificate situazioni eh, come dire anaure non peraltro perché qui abbiamo più che un saldo di generazione abbiamo un passaggio come dire di versione quindi non c'è a differenza degli anni passati un cambio così come dire radicale nello strumento tachigrafico. Quindi secondo me è forse più il mercato come dire che incomincia ad essere stimolato ad avere segni di vitalità dove magari il, tach il tachigrafo può aver dato una mano ma non penso che sia questa come dire la causa come dire, primaria di questa forte accelerazione. Ecco Alessio, approfittiamo della tua presenza per fare un po' di chiarezza sulla questione della normativa. Che cosa impone esattamente la normativa e soprattutto chi è chiamato ad assolvere i nuovi obblighi? Ma allora, la nuova normativa legata al tachigrafo è in vigore dal 21 agosto scorso. Quindi, dal 21 agosto 2023, tutto un nuovo immatricolato deve di fatto montare un tachigrafo digitale di seconda generazione nella sua seconda versione, questa poi è la eh, come dire, terminologia esatta. Eh, queste sono le novità introdotte col pacchetto mobilità che come ben sappiamo è stato adottato già nel luglio 2020 dal, eh, dal Parlamento europeo, eh, pacchetto mobilità che tra le altre cose prevede però alcune importanti scadenze normative al di là poi della data di introduzione del nuovo strumento, che sono legate a retrofit innanzitutto perché è importante ricordare che eh, entro il 19 agosto 2021 tutti i nuovi veicoli che fanno trasporto internazionale e che hanno montato un tachigrafo intelligente di prima versione dovranno essere retrofittati all'attuale seconda versione. Ma c'è poi un'altra scadenza, che è ancora più ravvicinata, che riguarda tutto il mondo dell'analogico e tutto il mondo del tachigrafo digitale di prima generazione, quindi fino al 2019, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2024 per sostituire l'impianto tachigrafico. Ripeto, parliamo sempre di veicoli che sono con una massa ammissibile superiore ai 35, e 35 Quintali e che svolgono attività di trasporto di natura internazionale. C'è poi un'ultima importante come dire, è data che è il 1 luglio 2026, perché a partire da quella data tutto nuovo immatricolato con il leggero, quindi 25-35 quintali, che fa internazionale, dovrà anch'esso, essere munito del tachigrafo digitale e di seconda generazione di seconda eh, versione. Quindi anche questa è una tappa assolutamente di assoluta novità introdotta al pacchetto mobilità. Ecco, invece entriamo nel merito della parte tecnologica, quali sono le principali novità di questo strumento? Beh, allora, eh, nuovo tachigrafo, ovviamente rispetto alla versione precedente, è un'ulteriore evoluzione per quanto riguarda sia la capacità come dire, softwareistica, eh, a livello anche di hardware, eh, così come anche come dire, per tutto il meccanismo di protezione di crittografia, poi delle informazioni che esso contiene. Non dimentichiamo che il tachigrafo è uno strumento eh, di legge, per cui ha necessità ovviamente di essere protetto quanto più possibile. Per quanto riguarda le novità, io ne sottolineerei tre. La prima eh, è una novità operativa che, è la, eh, che riguarda l'attraversamento di frontiera, quindi la possibilità che ora ha il tachigrafo di registrare automaticamente i passaggi di confine tra gli Stati membri, operazione che fino al 21 agosto veniva fatta manualmente dal conducente. La seconda importante novità riguarda l'ampliamento dei cosiddetti parametri di SDC, cioè dei parametri che permettono di controllare il corretto funzionamento del tachigrafo con un controllo da remoto, quindi qui entreremo anche nel campo dell'attività di controllo su strada e di questi nuovi parametri in tutto sono 6, ben 5 riguardano l'eccesso dei, dei tempi di guida, anche questa quindi è una novità particolarmente importante perché dà l'idea di come il mercato si muova verso una situazione dove il rispetto della normativa può diventare veramente l'elemento di vantaggio competitivo dell'azienda di trasporto e c'è un'ultima novità che riguarda l'interfacciamento Bluetooth che ora è obbligatorio e questo porterà il tachigrafo ad essere sempre più piattaforma, a parlare sempre più di ecosistema tachigrafico perché a questo punto veramente le caratteristiche attributive del non saranno date solo e tanto dalle sue qualità costruttive, dalle sue funzionalità, ma dal fatto di essere una piattaforma, quindi integrabile con soluzioni di terze parti. Ecco, brevemente, Alessio, se puoi dirci per favore qual è la soluzione invece che propone Continental Video. Allora, noi proponiamo una soluzione che ovviamente oramai è un ecosistema perché partiamo da Tachigrofo per fornire come dire, un portafoglio completo di soluzioni e servizi alle flotte, in modo particolare mi riferisco ai servizi video fleet, quindi una gestione a 360 gradi di quello che è veramente l'efficientamento sia del parco veicolare dell'azienda sotto tutti i suoi aspetti ma anche naturalmente nel pieno, nella, con una gestione nel pieno rispetto della normativa per quanto riguarda l'attività dei conducenti. Grazie Alessio di questo chiarimento. Adesso Fabrizio un breve spot e poi entriamo nel vivo del track racing con Alberto Gimelli pronto a raccontarci le gare che hanno scandito l'estate dei camion da competizione. Prego la regia. Buonasera Alberto, eccoci di nuovo qui a parlare di track racing dopo questa lunga pausa estiva. Infatti, se non sbaglio, oggi abbiamo da commentare ben tre gare, tra cui il Nürburgring, una delle gare più affascinanti del nostro circuito. Allora, vuoi raccontarci qualcosa di questa mitica gara e soprattutto della tappa di quest'anno? Certo, anzitutto ben ritrovato Luca, ben ritrovato Fabrizio, soprattutto ben ritrovati a tutti gli appassionati del track racing. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti dopo tre gare, quindi tre delle otto gare, alla vigilia eh, della prova più iconica del calendario 2023. Eh, si è arrivati al Nürburgring con una situazione di classifica già molto ben delineata, 150 punti Kiss, 120 punti Jokernan, eh, il suo più immediato inseguitore, eh, ma soprattutto un Kiss che ha dominato ben 8 delle 12 gare disputate al Nürburgring, in verità, non è che sia andata in maniera molto diversa. Ancora una volta, eh, Kiss ha, faggio, ha fatto sfoggio della competitività del. Suo eh, manna e eh, ovviamente delle sue abilità di guida. Se la regia adesso ci manda in onda eh, le immagini, lo vedremo. Si eh, riferiscono a, a gara 2, eh, gara 2 del Nürburgring. Circuito di 3600 metri di sviluppo, eh, 13 curve. Non è ovviamente l'iconico circuito di quasi 23 km e 182 curve che Ha fatto la storia del motorsport e della Formula 1, ma in questo caso un circuito eh, molto più televisivamente igienico. Prima fila lo vedete: Rosso Man di eh, Norbert Kish al suo fianco eh, Sasha Lenz. Perché abbiamo scelto questa partenza? Perché secondo me è uno degli start più belli della stagione. Guardate Kiss all'interno che porta in maniera molto intelligente, eh, largo eh, Sasha Lenz. Che è costretto a mollare un attimino, ma Lenz, qua, addirittura sembra essere in grado addirittura di superare. Lo vedete, fa un attimo. Eccolo il muso del suo man davanti a quello di Kiss. Ma Kiss, in realtà, ha il favore della traiettoria. Qui sembra ancora davanti Sasha Lenz, ma Kiss col favore della traiettoria. Riesce ad anticipare. Attenzione anche al numero 33, Jamie Anderson, che è alle sue spalle a questo punto, Kish prende la testa della cosa e Anderson cosa fa? Leggermente porta fuori Sasha Lenz che è costretto a perdere posizioni, guardatelo lì sulla destra che perde, perde, perde posizioni mentre davanti eh, Kish si invola. A metà gara si ferma eh, Rodriguez, Lenz a questo punto è impegnato in una furibonda rimonta, spettacolare rimonta, all'ultimo giro riesce a passare Jamie Anderson conquistando la quarta piazza, quarta piazza che ovviamente non gli vale il podio. Che ancora una volta vede sul gradino più alto Norbert Kish, che ha appena transitato col suo mana, al secondo posto Jochen e alle sue spalle spunta Antonio Albacete, quindi al Nürburgring ancora la vecchia guardia che eh, fa la storia del eh, campionato. Ok, a questo punto, con la quarta gara in archivio, siamo arrivati al giro di Bo del campionato, ma state ancora con noi, una breve pausa, uno spot e poi riprendiamo col track racing. Eccoci di nuovo in studio. Eh, quinta gara del campionato, eh, Most, eh, una gara molto impegnativa su un tracciato di eh, 21 curve e 4200 metri. Eh, guardate questa partenza, siamo in gara 2 chi c'è in pole position: un rientrante eh, Adan Lachko. Adam Lachko con il Freeliner, il musone Freeliner, alla sua sinistra, Stefiano. Ma guardate cosa succede alle spalle. Il giallo bianco-giallo Iveco di André Cursim tenta un varco tra Fass e Mark Taylor. Ma spazio per tre eh, veicoli sul rettilineo non c'è. E cosa succede? Succede che eh, la carambola eh, costa molto cara a Mark Taylor, eccolo col numero 81. E mentre eh, la gara prosegue perché la direzione di gara è molto lenta nell'interrompere la corsa, cosa che andrà sicuramente fatta, eh, Adam Lasco prende la testa davanti a, a Steffi eh, Alma eh, alle spalle, naturalmente attenzione l'occhio degli spettatori è puntato sulla rimonta di Kish che indiavolato eh, passa all'esterno un concorrente bussa in maniera molto prepotente al man di Jamie Anderson ma solo a questo punto quasi a metà circuito direzione di gara eh, impone la bandiera rossa eh, pista ripulita secondo via senza McTaylor prima fila ancora per il musone di Lachko e eh, Steffi Alma che qui commetterà veramente un errore, eh, a mio avviso, molto clamoroso. Perché? Perché lei, la pilota tedesca, è all'esterno con l'Iveco bianco arancione numero 44 e incredibilmente al via tenta di chiudere il varco spostandosi sulla destra, ma così facendo apre un'autostrada alla sua sinistra dove si infilano eh, gli Iveco della famiglia Anna di Lucas e di Jochenan, che cosa fa? Alla prima curva tornante a destra chiude, si tocca con il figlio, carambola eh, incredibile in cui vengono coinvolti anche Albacete e Decker con eh, Lucas Anna numero 22 e Jochenan numero 2 costretti uh, a, a, a reinventarsi una uh, gara che a questo punto è ovviamente compromessa, mentre Adam Lasco ringrazia e guida tranquillo con uh, qualche margine sul uh, bianco arancione Iveco di uh, Steffi Alma. Qui lo vediamo anche Andrea Cursin che ha preso il via in gara 2 con un veicolo abbastanza malconcio, uh, KIS impegnato ormai nella solita rimonta che ci ha, ha imparato a far conoscere in gara 2 e in gara 4, qui siamo ovviamente in uh, uh, gara 2 e eh, a questo punto sostanzialmente le posizioni uh, rimangono veramente molto ben delineate in pratica. Non succederà eh, molto tranne un paio di sorpassi di Kiss eh, veramente da cinateca, eh, guardate questo su Rodriguez, si sposta all'esterno, lo finta all'esterno per poi eh, prendergli la posizione all'interno della curva che eh, immette poi sul eh, rettifilo della curva precedente l'ultima tornata. Uh, che mette sul rettilineo di arrivo dove transitano nell'ordine: Lazco, uh, Steffi Alm e Jamie Anderson. Non cambierà sostanzialmente uh, più niente, uh, Anderson tenterà di prendere uh, la posizione su Alm, Non ci riuscirà. Lazco andrà a vincere la corsa. Ecco Alberto, abbiamo visto una carambola tutta in famiglia che ha del clamoroso, ma anche tanta determinazione da parte di Norbert Kish che non sembra lasciare, voler lasciare spazio agli avversari. Sarà così anche a Zolder? Sì, sarà così anche a Zolder, le immagini ce lo possono far vedere, d'altronde lui è un pilota che quando abbassa la visiera parte sempre per vincere. Zolder, gara 1, in pole position, chi c'è? Non c'è Norbert Kish una volta tanto, ma Jochen con il suo uh, Iveco uh, bianco-azzurro. Guardate la partenza, la partenza su questo circuito eh, che ha fatto la storia del motorsport, eh, curve intitolate a piloti X, Rint, Lucien Bianchi. È un circuito abbastanza breve, lo spunto migliore in partenza ce l'ha ancora una volta Norbert Kish che eh, prende il comando della gara, alle sue spalle c'è eh, Univeco e poi c'è Lenz che battaglia con Jamie Anderson ma eh, diciamo che con questo via sostanzialmente ci si aspetta l'ennesima passerella trionfare del tre volte, ormai possiamo anche dirlo, quasi quattro volte campione della uh, specialità. In realtà, in realtà Kiss non riuscirà mai a mettere tanto vantaggio tra sé e il più uh, immediato inseguitore, che in questo caso è il numero due, il sei volte campione Yokenan, abbiamo visto dalla mano numero 3 di eh, Sasha Lenz. Passerella trionfale? Beh, non proprio, perché è vero che eh, Kiss avrà modo comunque per la gioia del suo team di transitare, e lo vediamo in questo momento, davanti alla Corsia Box sul rettifilo d'arrivo in prima posizione ma, uh, ma l'imprevisto è ed eccolo l'imprevisto nel corso del quarto giro improvvisamente KISS rallenta si fa da parte è costretto a far sfilare tutto il gruppo gli era già successo ricordate a Misano curva della Quercia KISS aveva posteggiato era stato costretto a posteggiare il suo veicolo rottura della turbina anche in questo caso qui lo vediamo alla curva Terlamen quella famosa dell'incidente di Gilles Villeneuve e eh, la Ferrari nel 1982, eh, qua Norbert deve eh, gioco forza a far sfilare tutti i eh, suoi avversari, addirittura anche il numero 64 Requenco a cui non sarebbe sembrato vero di riuscire a passare il forte eh, pilota uh, ungherese che eh, eh, non deve far altro portare il suo veicolo i box. Lo porterà i box? No, perché comunque con una manovra che vi farò vedere e che io reputo eh, molto pericolosa, lui eh, adesso si ferma mentre transita Anna davanti a Sasha Lenz Rodriguez nell'ordine, poi Stefano Albacete e, e Cursim. Lui all'inizio del quinto giro eh, sarà costretto a posteggiare il veicolo in una eh, nuvola di fumo al termine del rettifilo dei box, ecco la nuvola di fumo inequivocabile, rottura del motore, in particolare rottura della turbina, esattamente come a Misano. Vi invito, di, uh, vi invito a guardare questa sequenza, perché qua, secondo me, il tre volte quasi quattro, Campione Kiss commette un'irregolarità che con la complicità dei commissari non dovremmo vedere sulla pista. Cioè innestra la retromarcia, e cosa fa? Va a ostacolare l'uscita della corsia dei box. Vedete, quella è la corsia dei box, e lui posteggia il suo veicolo con metà mezzo che occupa la corsia dei box, un comportamento che sarebbe stato da censurare e penalizzare. Grazie mille Alberto per la puntuale cronaca delle gare, però usciamo anche un attimo dalla pista, sappiamo che tu hai delle informazioni insomma dall'interno del circo, e allora ci puoi anticipare qualcosa su quello che succederà magari nel prossimo futuro del, dell'European Track Racing? Sì, guardiamo già il futuro perché in effetti questo campionato è già deciso, oltretutto abbiamo visto anche l'ultima gara, quella di Zolder, tre vittorie di Kiss e una di eh, Yoke eh, La notizia potrebbe essere veramente molto ghiotta, stuzzicante e interessante. Eh, sappiamo che Yoke sta provando un Iveco elettrico, è una notizia che diamo eh, ovviamente una ghiotta anteprima, nemmeno si dovrebbe sapere perché probabilmente Han lo sta testando eh, su piste eh, particolari e comunque lo sta provando anche al banco. Vedremo se eh, queste prove, questi test sfoceranno in una partecipazione veramente con un veicolo elettrico che è un po' il futuro del trasporto e del track. Il tema della transizione energetica e della strada verso l'elettrificazione dei veicoli è sicuramente di grande autorità e sta dando adito a diverse discussioni e diversi punti di vista, naturalmente. Uno di questi da tenere sicuramente presente è quello di chi alla fine poi guiderà questi veicoli, cioè eh, gli autisti. E, eh, da questo punto di vista abbiamo collegato con noi da Roma Ferruccio Venturoli che sta svolgendo un'interessante inchiesta eh, con questa categoria. Buonasera, Ferruccio. Buonasera a tutti, buonasera Luca. Allora eh, Ferruccio, puoi darci qualche anticipazione di questa tua inchiesta? Senz'altro. Allora, innanzitutto, più che un'inchiesta, direi che è una serie di chiacchierate eh, con alcuni addetti ai lavori. Partendo dal concetto che eh, noi, come i nostri competitor, le altre riviste, abbiamo, parlando di transizione energetica, abbiamo parlato soprattutto con i rappresentanti delle case... Con eh, esperti di trasporto, esperti di logistica, quando non con ambientalisti. In realtà nessuno o pochi hanno eh, visto effettivamente cosa ne pensano i, eh, chi? I, gli, diciamo gli attori finali, cioè coloro che alla fine questi camion li dovranno comprare o vendere. Quindi noi siamo partiti da, da, questa, eh, da questo presupposto e devo dire che. La, quello che è venuto fuori non è, come si dice, molto politicamente corretto. Quindi, Ferruccio, innanzitutto mi associo anche ai saluti. Ma da quello che ho capito, Ciao. il track elettrico non convince più di tanto. Spiegaci un po' meglio allora. Eh, il track elettrico direi che ha due, due grosse eh, problematicità. Per, per eh, chi lo deve usare, innanzitutto il costo che è attualmente eh, terribilmente alto e poi c'è una paura una paura generalizzata di eh, di dover praticamente modificare quello il tipo di business il tipo di, eh, di, di come si dire di operatività di un'azienda perché noi sappiamo benissimo e lo sanno tutti che il, il il camion elettrico non è un veicolo plug and play ma è un veicolo che deve essere inserito all'interno di quello che tutti chiamano un ecosistema. Quindi si, cambiano, si devono cambiare le rotte, si devono cambiare i, i fornitori, si devono aggiornare gli autisti, i meccanici, eccetera. Um, quindi diciamo che c'è um, un, un costo elevato, c'è questa paura. Diciamo così, del futuro di un ignoto, però eh, è oggettiva, non è, non è una cosa campata in aria e poi c'è naturalmente la paura di trovarsi senza, eh, senza mh, carburante, cioè con la, le batterie scariche. Mm, e questo è una cosa molto generalizzata. E, e il, alla fine i, i, i nostri intervistati mi hanno detto, scusa, ma io perché devo, secondo te, spendere 400-450 mila euro per comprare un camion quando con un terzo di questo me ne compro uno altrettanto valido? E più, eh, che sarà del camion quando la batteria finisce? E in più, che ci faccio col camion quando è, ehm, diciamo, il, il valore residuo? Qual è il valore residuo? Qualcuno ha detto anche dove smaltiamo le batterie, ma questo è un discorso un po' più, direi, un po più generalizzato. Ecco, questo... eh, Ferruccio, da quello che so, eh, oltre a dare queste risposte da parte della, della categoria, cioè dei, dei, degli autisti, hai parlato anche con Domenica De Rosa, che è CEO della SMET, una delle più importanti aziende di trasporto sul nostro territorio. Ecco, anche lui si è unito a questo coro generale? Ehm, Domenico De Rosa è davvero un opinion leader nel settore e, avendo, eh, essendo amministratore delegato di una delle più importanti aziende italiane, abbiamo pensato di chiedere anche a lui. La sua risposta è terrificante. <ride> Proprio addirittura ha accusato di dilettantismo e, e pressappochismo la politica eh, europea più che nazionale europea. Perché lui dice: primo problemi di tara. Allora, un, un camion elettrico ha una tara che è eh, esattamente il doppio de, delle tare dei camion attualmente eh, in uso. Loro come SMET hanno fatto uno studio insieme all'università di Salerno per verificare in un, in un immaginario eh, periodo full electric, questo l'hanno riferito al 2022, eh, considerando le migliaia, le, i milioni di tonnellate che si trasportano, quanti camion ci sarebbero sulle autostrade se i camion dovessero trasportare di meno perché hanno il peso maggiore della batteria? E, è arrivato, e la risposta è terribile perché è quasi il doppio. E poi gli dice benissimo: e questo doppio di camion sulle strade dove si fermano? Nelle nostre aree di sosta che sappiamo hanno già qualche problema, e dove caricano? E dove, e dove ancora? Eh, produciamo l'energia. Le, Insomma, lui dice tutte queste cose. E poi dice anche, eh, ci dà anche la sua consapevolezza da grande azienda che eh, aziende veicolari o piccole aziende non potranno in un futuro relativamente lungo eh, sopportare i costi, che sono i costi d'acquisto e i costi di modifica del, del, dell'operatività. Quindi lui ha addirittura paura che con un avvento del trasporto pesante elettrico molte eh, piccole aziende di trasporto debbano chiudere i battenti. Grazie Ferruccio di queste tue anticipazioni, è un messaggio un po' diverso da quello che diamo abitualmente sulle, sui nostri canali, ma noi i dibattiti ti piacciono. Quindi ringraziamo ancora per il tuo intervento, ti facciamo intanto gli auguri di buon compleanno perché lunedì scorso era il tuo compleanno, Grazie. quindi tanti Grazie. auguri dalla redazione di Formula 3. Auguri Ferruccio, Grazie. tanti auguri. Luca, quello che ci raccontava Ferruccio ci fa capire quanto sia importante ascoltare chi vive ogni giorno più a stretto contatto con i veicoli. Perché non tutte le rivoluzioni possono nascere dal basso, però qualche contributo importante può arrivare anche dagli autisti stessi che poi sono quelli che questi camion li guidano. Noi siamo arrivati quasi in chiusura della nostra puntata, prima di, di chiudere però vi diamo qualche appuntamento per le prossime settimane. Il più vicino in ordine di tempo è la prossima tappa del Sustainable Tour organizzato come sapete da Eventi che si svolgerà praticamente tra pochi giorni il 28 settembre all'Interporto di Prato con un incontro sugli effetti di digitalizzazione e transizione energetica nel trasporto del terzo millennio. Il Sustainable Tour 2023 si concluderà il 13 novembre con una tappa a Torino. E l'anno prossimo poi si ricomincerà, ci saranno tante novità, ma avremo tempo di raccontarvi. Sì, vi, vi daremo sicuramente le, le news a tempo debito per il prossimo anno. Intanto la stagione 2023 di Formula Track si chiuderà invece il 12 di ottobre con l'ultima puntata dell'anno in cui naturalmente vi racconteremo i, i weekend diciamo, di gare di Le Mans e di Ierama che segneranno la fine della stagione 2023. Però parleremo assolutamente anche di autotrasporto di camion, di sostenibilità e di innovazione tecnologica. E noi non vediamo l'ora. Ringraziamo quindi Alberto Gimelli e Ferruccio Venturoli che sono stati con noi. Ringraziamo anche Alessio Citran per averci raggiunto qui in studio e quindi l'appuntamento al 12 ottobre e come sempre stay tuned.